Scatta l'obbligo di Green Pass rafforzato per i lavoratori dai 50 anni in su, controlli affidati al datore di lavoro e multe per entrambi in caso di violazione. Sullo stipendio, due decreti monocratici d'urgenza del TAR del Lazio ritengono che debba essere pagato, fissate le camere di consiglio a metà marzo, quando se ne saprà di più. Sull'obbligo di Green Pass è intervenuto anche il sottosegretario alla salute Sileri. Il Green Pass non può essere qualcosa di eterno, cioè non è un passaporto che ha una durata di 10 anni, ecco, servirà ovviamente una rimodulazione e piano piano togliamo le regole. Credo che quella del Green Pass potrà essere una, diciamo, delle ultime che potrà essere tolte. Nessuna variante buca i vaccini, dimostra lo studio dell'Istituto di Immunologia di San Diego. Continuano a proteggerci anche a mesi di distanza, perché oltre agli anticorpi stimolano le cellule T, che sanno smascherare i virus anche quando muta. Ma le aziende farmaceutiche sono al lavoro su nuovi vaccini aggiornati. Un vaccino 2.0 potrà magari rendersi necessario in futuro e le aziende ci stanno già lavorando, cioè per arrivare a quella vaccinazione che magari dovremo fare ogni anno, punto interrogativo. Scendono ancora i nuovi contagi da Covid, 28.630 con un tasso di positività al 10%, tornano a salire le vittime, 281 a livello nazionale, cala la percentuale di posti letto in terapia intensiva occupati dai pazienti con il Covid. Resta invece stabile l'occupazione nei reparti di area medica, secondo l'Agenzia Nazionale dei Servizi Sanitari Regionali.